Buongiorno, buongiorno, benvenuti ai nostri telespettatori che seguono sempre la trasmissione, questa trasmissione filo diretto che vi dà la possibilità di intervenire direttamente, senza filtri, con i vostri argomenti, con i vostri pensieri sui diversi e differenti argomenti della giornata. Vi ricordo naturalmente il nostro numero di telefono che vedete già in sovrimpressione, che è 0131 23 10 92 per chiamarci e per dirci che cosa ne pensate sugli argomenti del giorno, che possono essere naturalmente a vostra discrezione. Come sempre, io posso lanciare una notizia che mi sembra interessante e poi con il vostro aiuto naturalmente possiamo commentarla, ma ovviamente possiamo anche parlare di tanti altri argomenti che vi stanno a cuore, oppure se dovete segnalarci qualche cosa che magari non va nella vostra zona, nel vostro paese, nella vostra città. Allora, 0131 23 10 92. Intanto iniziamo con fare gli auguri con molta invidia per tutti quelli che hanno giocato quei famosi 5 euro per vincere il Super Enalotto, che aveva veramente un ammontare stratosferico, 372 milioni di euro, e che con 5 euro si portano a casa qualche cosa come 4 milioni di euro e passa, che poi lasciando la ritenuta al 20%, insomma, comunque si mettono in tasca una bella cifretta, 3 milioni di euro e 3 milioni e 200 mila euro, che insomma direi che decisamente non è male di questi tempi, anche non di questi tempi, è sempre una cifra fantastica che effettivamente magari con uno stipendio normale si fa decisamente fatica a mettere da parte anche in un'intera vita lavorativa. Allora, sentiamo chi ci ha chiamato. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, come si chiama e da dove chiama? Mario, sono da Alessandria. Buongiorno Mario, dica. Ma senta, io volevo solo sapere, l'AMAC con queste bollette del gas, ma cosa ha combinato? L'AMAG, sì, mi scusi, non ho capito, vuole sapere l'AMAG? Su queste bollette del gas, sì. Sono in ritardo, sono sbagliate, la gente l'ha pagata due volte, l'altro non l'ha pagata, non sa quello che fanno lì o no. Lei ha ricevuto una bolletta del gas stratosferica? Io non ho ricevuto ancora niente, sono passato l'altra mattina in macchina, c'era coda fuori per entrare. Ma allora, ma com'è questa questione? Allora, lei probabilmente... No. Grazie Mario di averci chiamato. Non so se ha visto, ma proprio ieri ci siamo occupati di questo grave problema che sta investendo la maggior parte delle famiglie di Alessandria, che si sono viste recapitare con molto ritardo le bollette del gas. In molti casi le bollette, chi ha la domiciliazione bancaria, sono state pagate due, tre volte, con degli importi decisamente mostruosi rispetto ai a quello che si pagava già soltanto l'anno precedente. Io stessa ho visto bollette di cari amici che magari hanno appartamenti in Alessandria di 60 metri quadrati, quindi non stiamo parlando di ville da 300-400 metri quadrati, si sono visti recapitare una bolletta che dovranno pagare il 15 di marzo, bollette da 1400 euro. Dunque, sembra che si stiano attivando per cercare di capire che cosa è successo. Evidentemente il passaggio a IREN, che è poi la società che adesso eroga, ci manda la bolletta del gas, perché Alegas gestisce sostanzialmente a questo punto soltanto i tubi dove passa il gas, evidentemente c'è stato più di un problema, cercheranno di metterci una pezza, non si sa bene come in questo momento, perché come ha detto lei sono sempre lunghissime le file fuori dagli uffici di via Damiano Chiesa, e c'è sicuramente il sito internet di Alegas e anche di IREN a disposizione per avere delucidazioni, però è oggettivamente vero che spesso e volentieri su internet non si riescono ad avere delle informazioni da questi istituzioni che gestiscono le nostre utenze, no? Perché spesso e volentieri ci mettono a parlare con un algoritmo che poi magari non sa che cosa dirci rispetto alla nostra singola posizione.
Teniamo monitorata la situazione anche come telegiornale e cerchiamo di capire dove si andrà a parare, soprattutto se ad esempio i soldi che sono stati presi indebitamente per chi aveva la domiciliazione bancaria due o tre volte verranno restituiti, perché altrimenti io mi auguro, come dire, scoppi una vera e propria rivoluzione, perché non è possibile prendere i soldi alle persone, e la maggior parte poi dei nuclei familiari sono persone che vivono del loro stipendio, se non addirittura della pensione. Sentiamo chi altro ci ha chiamato. Pronto? Buongiorno, sono Gianni di Alessandria. Buongiorno Gianni, dica. Volevo cambiare discorso, volevo parlare dei grigi dall'Alessandria. Ah, no? Caspita, non so se mi trova preparata, ci provo, vediamo. Il nuovo mister, sì. Achille Lauro, no. Achille Lauro, no, per carità. Ah, lei fa il simpatico, Lauro, eh. Lauro, adesso non ricordo il nome, ci mancherebbe ancora, sì. Cioè, dove andremo a finire. No, che Alessandria non merita quello che sta passando. Non lo merita, perché Alessandria meriterebbe di più. Non c'è un imprenditore che sia solido finanziariamente, Garigliai, di questa società, da portarla un po' più in alto, perché ci sono state altre squadrette di provincia che dalla C sono riuscite ad arrivare in A. Io non ce l'ho né con i ragazzi, perché i ragazzi fanno quello che possono in campo, hanno i loro limiti, perché se non spendi rimani dove sei, anzi rischiamo la retrocessione. Una squadra gloriosa come i grigi non merita questo. Senta, mi tolgo una curiosità, perché io purtroppo non ho delle grandi competenze da questo punto, anche in altri campi, ma sicuramente nello sport non sono per nulla competente, certo, però mi interessa sempre la polemica, tra virgolette, che viene fuori quando le squadre di calcio, non soltanto i grigi, no? Quando le squadre di calcio non vanno avanti in classifica, insomma non vincono, e allora i tifosi iniziano a dire bisogna cambiare il presidente, come influisce, diciamo, un presidente sulle performance della squadra di calcio? Nella squadra di calcio, se tu investi in giocatori buoni, che comunque hanno dei costi, allora vinci, cioè vai avanti. Ma se compri, vai al risparmio, hai quello che hai, e hai dei ragazzini che li paghi poco, però hanno dei limiti. È tutto qui. Quindi secondo lei l'Alessandria Calcio non ha investito sufficientemente? Ha dato via. Quando era in Serie B, sì, aveva dei giocatori buoni, per far su dei soldi li ha venduti per comprare purtroppo quello che c'è. È così, è una questione di soldi il calcio, è comunque peccato. Speriamo almeno di salvarci, non accendiamo un cero alla Madonna. La ringrazio. Grazie Gianni, mi dispiace, perché forse qua doveva esserci al mio posto, sicuramente le avrebbe dato qualche informazione in più, o sicuramente sarebbe stato in grado con lei di fare una conversazione sui grigi de De Vinci, perché, come dire, questo è quasi il suo pane quotidiano insieme a tanti altri argomenti. Io purtroppo posso interloquire poco su questo argomento, però ho capito che sostanzialmente sarebbe una questione di investire in calciatori di un certo prestigio, sia che siano bravi, e quindi questo ti fa andare avanti in classifica. Come dire, accendiamo davvero un cero alla Madonna, come dice lei, e speriamo che magari Di Masi abbia ascoltato questa sua telefonata. Fra l'altro, proprio ieri, passando in una via di Alessandria, ho visto dei manifesti messi, credo, dalla tifoseria dei grigi, che diceva proprio questo, diceva, anzi era molto più aggressiva, diceva Di Masi vattene, ecco. Sentiamo chi altro ci ha chiamato. Pronto? Buongiorno signora Zanetta, sono Renato da Finestra Marengo. Buongiorno Renato, come sta? Ho visto la replica di ieri del telegiornale, come si dice, della Legas, che ha mandato delle bollette in più. Io volevo dire una cosa, sì, mi ascolti bene. Sì. Non è che quei signori che sono andati a reclamare non hanno pagato prima, e adesso Allegas vuole recuperarsi i soldi e mandano tutte le bollette arretrate per recuperare i soldi. Poi volevo dire un'altra cosa, poi la lascio. Si parla tanto del carnevale di Alessandria. Con quello che c'è in giro, non era meglio di fare altre cose invece i presidenti dei consumatori, dei negozianti, di fare altre cose e mettere a posto in Alessandria,
Non ho capito, mi scusi Renato, mi ripete la seconda domanda, invece di... Di fare il carnevale, non era meglio che il presidente dei consumatori e presidente dei negozianti, invece di pensare al carnevale con i soldi, di fare qualcosa per l'Alessandria città, venire incontro al comune? La ringrazio, buon dì. Grazie Renato, grazie per averci chiamato. Allora, dunque, per quanto riguarda la prima domanda, no. Nel senso che, ma sicuramente, come sempre, tra 20 persone a cui arriva una bolletta del gas ci sarà di questo tenore, cioè con importi così alti sicuramente ci sarà qualcuno che magari non ha pagato e quindi quelli sono gli interessi di mora. Ma le posso assicurare che la maggior parte delle persone che siamo andate a vedere, che siamo andate ad intervistare, io stessa, ripeto, ho visto le bollette di amici che vivono in Alessandria, che appunto gli è arrivata la bolletta del gas con degli importi veramente spaventosi e con sottoscritto la ringraziamo, i suoi pagamenti risultano in regola. Quindi no, non è una questione di persone che non hanno pagato le bollette del gas e quindi gli arrivano, anche perché dai numeri che abbiamo visto dovrebbe esserci mezza città morosa e questo non mi pare proprio. Credo che ci siano stati veramente dei grossi problemi nel passaggio ad IREN e questo lo vedremo nei prossimi giorni. Per quanto riguarda il carnevale, dunque io credo che il carnevale, che come quest'anno sapete parte dal Rione Cristo, poi ci saranno i carri che sfileranno in Corso Acqui per arrivare poi in centro città, in Piazza della Libertà ci sarà il concerto di Cristina D'Avena che è molto attesa. Allora, quei soldi che vengono investiti per il carnevale di Alessandria, credo che una parte arrivino anche da sponsor privati, quindi non necessariamente il comune ha investito una grossa cifra. Poi che io sappia, il comune è abbastanza oculato ultimamente nel gestire i finanziamenti di alcune manifestazioni, proprio perché, come dire, la coperta si sa è sempre corta, quindi bisogna tirare da una parte e dall'altra e poi coprire tutti. Però è anche vero che diciamo, dopo 2 anni e mezzo di pandemia, 2 anni in cui eravamo chiusi in casa, in cui le manifestazioni di grande portata non c'erano più, vedi ad esempio la grande manifestazione dei motociclisti di luglio che ha ripreso l'anno scorso, portano tanta gente in piazza, quindi la città è viva, la città, come dire, fa festa, perché è giusto anche che i cittadini godano di questi momenti di serenità, e poi è anche sicuramente un impulso per i commercianti a tenere aperti magari i negozi e quindi a riuscire a vendere qualche cosa, no? E quindi se il commercio della città funziona è ovvio che i negozi chiudono di meno, nel senso tirano giù meno le serrande perché hanno più liquidità in cassa e la città ovviamente ne risente positivamente, perché se ci sono i negozi aperti e la gente che compra anche poco ma qualche cosa compra, significa che il commercio gira, significa che la città comunque non è morta. Pronto, chi ci ha chiamato? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, sono Roberto da Alessandria. Buongiorno Roberto, dica. Volevo dire una cosa. Sì. Io cambio completamente discorso. Vada. Ci sono i soldi per aumentare la pensione, per fare determinate, per togliere le code agli ospedali. Ma ci sono i 3 miliardi da gettare via di fialette, di vaccini che non sono stati... Di cosa, scusi, 3 miliardi? Di vaccini che dovremmo di vaccini, via perché sì. Non le adopereremo, secondo sì. Alcuni telegiornali che lo dicono. Che sì, sì, l'abbiamo detto anche noi, sì. E poi ci sono tutte le mascherine comprate che non erano idonee da gettare via. Quanti miliardi sono che nessuno più ce le vuole neanche smaltire perché sono cose pericolose? Qua c'è qualcosa che non quadra. Incominciamo a far pagare qualcuno che ha fatto questi sbagli, non pagare sempre noi, in tutte le maniere. Questa è una vergogna. Grazie, buongiorno. Grazie Roberto, arrivederci. Dunque, allora, per quanto riguarda i vaccini buttati, è una notizia che purtroppo abbiamo dato anche noi, nel senso che in questo caso, come dire...
c'è una compartecipazione nella colpa di quei cittadini che hanno deciso di non, ovviamente la metto tra molte virgolette, di non farsi le seconde, le terze e le quarte vaccinazioni. Perché? Perché lo Stato ha comprato vaccini in base a quella che era la popolazione che avrebbe dovuto vaccinarsi con la terza, la quarta dose, soggetti fragili. Come sappiamo, purtroppo, come dire, finita la pandemia, o la pandemia non è finita, ma sicuramente si sono attenuate tutti diciamo, le parti negative, quindi ricoveri in ospedale, purtroppo ci sono ancora dei morti, però insomma sicuramente non siamo più messi come 2 anni fa o anche soltanto 1 anno e mezzo fa, e quindi la gente non è più andata a farsi la terza dose, la quarta dose. Quindi io le, come dire, le rigiro la domanda: e cosa sarebbe successo se invece tante persone che dovevano farsi il vaccino, se andavano a farselo e poi non trovavano i vaccini perché lo Stato non li aveva comprati? Ecco, quindi, come dire, cerchiamo di capire che sicuramente lo Stato è uno Stato sprecone in molte occasioni, però in questo caso no, almeno così sembra. Allora, io intanto vedo già pronto De De Vinci, che condurrà il telegiornale delle 12.30 ed in questo momento ci darà gli aggiornamenti sulle notizie principali. A te, Dede. Grazie Cristiana, buongiorno a tutti. Oggi apriremo con una notizia di cronaca, perché la Guardia di Finanza di Torino ha fatto un sequestro in varie città per circa 100 kg di cocaina per un valore di 20 milioni di euro. La cocaina era nascosta dentro forme di parmigiano. E ancora, la Cassazione ha confermato l'ergastolo per Mauro Traverso, l'uomo che lasciò morire la madre Igina senza naturalmente nessun tipo di soccorso. E ancora, morto Roberto Sarti, politico stimato, medico alessandrino, mancato dopo una lunga malattia all'età di 68 anni. Roberto Sarti è stato uno storico esponente della Lega, uno stimato medico di famiglia. Molti messaggi di cordoglio. Ancora un'altra commissione ambiente stamattina in comune ad Alessandria per promuovere un'indagine epidemiologica approfondita, una seconda indagine per valutare l'impatto delle sostanze chimiche sulla salute di coloro che lavorano all'interno della Solvay o di coloro che vivono nell'arco di 2 chilometri o 3 nella zona di Spinetta Marengo. E oggi sarà presentato il nuovo mister dell'Alessandria Calcio alle 17.30 alla Mocca Gatta. E ieri il nuovo mister Maurizio Lauro ha condotto il primo allenamento e domenica si sottoporrà al primo esame nella partita in trasferta contro Torres. Queste sono le notizie che avremo nel telegiornale alle 12.30, o alcune delle notizie. Ecco, siamo di nuovo in studio, ci sono ancora alcuni minuti per parlare direttamente con voi, se volete chiamarci 0101 e il nostro numero di telefono, se non me lo mettete in sovraimpressione, io non me lo ricordo mai, grazie Marco Mandirola, 23 10 92 per parlare appunto con noi e per dire la vostra su qualche argomento che vi interessa. Come avete sentito dalle anticipazioni dei Dede, nel nostro telegiornale delle 12.30 ci saranno molte notizie di cronaca e si parlerà anche dei grigi. Dunque, chi prima ha chiamato, se non mi ricordo male Gianni, adesso non mi ricordo più chi aveva chiamato per parlare dei grigi, magari riesce ad avere qualche informazione in più che io invece non sono stata in grado di fornire. Sentiamo chi ci chiama. Pronto? Pronto? Buongiorno, come si chiama? Buongiorno, Walter. Buongiorno Walter, dica. Niente, volevo dire solo una cosa, per quanto riguarda gli sprechi, lo spreco, quello dei vaccini ha ragione lei, perché giustamente se uno non fa i vaccini bisogna avere in casa, poi... ma il problema dei banchi a rotelle, quello è il problema, che la Torino dovrebbe pagare, dopo va a fare la dirigente scolastica, questa è la grossa, i soldi che vuole prendere banchi a rotelle. Per quanto riguarda che la cosa principale che oggi deve affrontare il governo, che io stimo nella figura di Giorgia Meloni, è la giustizia, perché adesso Berlusconi, io non ho mai votato Berlusconi, Berlusconi è stato assolto, è stato distrutto politicamente, è stato messo sui giornali, in prima pagina e tutto. I magistrati pagano, io vado a lavorare, se sbaglio pago.
se sbaglio fare un accordo, fanno una lettera di contestazione, mi danno 2 ore di multa, un giorno di sospensione, quello gli danno, cioè, adesso che paga con tutti questi anni, è stato distrutto politicamente, non è, ripeto, non è il mio problema perché non ho mai votato, ma chiunque sia, di sinistra, destra, centro, centrale, come voglio capire, questo che è il problema, che oggi è la giustizia, perché tutti hanno sbattuto in prima pagina, è stato anche un mio caso, quindi vabbè, ok, poi non era niente, poi i giornali ci mettono del suo, poi non ti chiedono scusa a nessuno, no? Questo è il problema, giusto? Adesso mi dia una risposta. Va bene, le rispondo subito. Allora, intanto grazie per averci chiamato. Allora, è vero, è vero in questo senso per me. Spesso si discute della responsabilità dei magistrati e dei giudici che sbagliano, e lo si deve fare, secondo me, con grande attenzione anche per quanto riguarda le persone comuni, le persone che magari non possono appellarsi ad un'immunità parlamentare, quindi non presentarsi, come ha fatto tante volte l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, al processo Rubiter. Quindi bisognerebbe discutere seriamente della responsabilità dei magistrati quando ci sono degli errori. Per quanto riguarda il processo Berlusconi, Berlusconi è stato assolto per un cavillo giuridico, cioè per un vizio di forma. Quindi dobbiamo intenderci, nel senso che i grandi titoli dei giornali dicono quello che ha detto anche lei, la carriera di Silvio Berlusconi è stata distrutta, eccetera. A me non sembra, nel senso che comunque Berlusconi è rimasto sempre un personaggio importante nella destra italiana, e lo dimostra anche in questi giorni nelle contrattazioni, tra virgolette, con Giorgia Meloni sui pesi e sulle misure da adottare all'interno del governo. Però Silvio Berlusconi e tutte le persone che erano in questo processo sono state assolte perché per un vizio di forma, ossia le ragazze che si recavano alle cosiddette cene eleganti di Palazzo Grazioli o anche ad Arcore, erano state sentite nelle prime fasi del processo in una forma giuridica per cui non potevano essere sentite in quella forma giuridica, avrebbero dovuto essere sentite subito come testimoni, invece sono state sentite come indagate. Le indagate, o gli indagati in generale, come lei saprà, hanno il diritto di non dire la verità. Mentre i testimoni sono costretti a dire la verità, se non lo fanno rischiano appunto una condanna. Ecco, siccome queste persone non sono state coinvolte in questi processi nella giusta formula giuridica, allora non sono stati presi in considerazione tutto quello che è stato detto, comprese le ricevute dei pagamenti che Berlusconi faceva e anche le intercettazioni telefoniche di queste persone nelle quali si capiva molto apertamente qual era il loro ruolo all'interno delle cosiddette cene eleganti con Silvio Berlusconi, non hanno potuto essere utilizzate in questo processo. Di questo, in modo con una grande perizia legale, se ne è accorto uno degli avvocati di Berlusconi, e visto che era la difesa di Berlusconi, ha deciso di chiedere che questa parte non venisse considerata perché c'era un vizio di forma, ma questo non significa che invece tutto quello di cui si è parlato in questi anni sui giornali non fosse avvenuto, tanto è vero che gli stessi avvocati di Berlusconi negli anni passati e negli altri processi avevano portato proprio le fatture e le ricevute che il mitico ragioniere di Berlusconi forniva alle ragazze che venivano pagate. Ecco, quindi bisogna intenderci bene quando si parla di errori giudiziari, che ce ne sono, e forse non è questo il caso. Allora, grazie per averci chiamato, grazie per essere stati con noi. Ora io vi lascio alle informazioni del nostro telegiornale. Grazie, arrivederci.